Questo è il tutorial numero 1 di Ara World. In questo video tutorial vediamo come fare per caricare i simboli. Quando faccio l'installazione del programma, installo appunto solo la parte applicativa, il software. I simboli devono essere installati successivamente a questa fase. Per poter installare i simboli ho due possibilità, posso adottare due strategie diverse. La prima strategia è sfruttare la funzionalità del programma stesso. Vado su strumenti, gestione risorse. In questo elenco di funzionalità cerco, clicco su controllo aggiornamenti, mi si apre una finestra. Cliccando su Aggiorna, l'applicazione si collega su un server, un repository di Ara World, fa il download e l'installazione automatica dei simboli. Questa modalità ovviamente è un requisito che abbia la connessione a internet, preferibilmente che sia una connessione a internet veloce. Potrebbero esserci dei problemi, nel senso che se il server è sovraccarico oppure la mia connessione, magari wifi, ha delle cadute, il processo si può interrompere. Non c'è nessun problema, nel senso che se non riesco a caricare i dati in questo modo, posso usare la strategia numero 2. La seconda strategia possiamo chiamarla modalità differita. Consiste nella possibilità di scaricare i pacchetti dei simboli preventivamente in una cartella del computer o una chiavetta USB e solo successivamente portarli dentro l'applicazione di Ara World. Questa soluzione, tra l'altro, è molto utile quando, ad esempio, dovessi caricare Ara World su più computer contemporaneamente, quando magari questi computer non hanno accesso diretto alla rete internet oppure hanno una banda relativamente bassa. In questo caso i tempi si prolungherebbero di molto. Per fare ciò la procedura è molto semplice. Andiamo sul sito della community Ara Suite ITA. Clicchiamo su Download, entriamo nella sezione Download, clicchiamo sulla voce di menu Simboli ArasAC ci troviamo a disposizione due pacchetti di simboli. Il primo pacchetto, Kit Simboli ArasAC Colori, è esattamente lo stesso pacchetto di simboli che otterrei se caricassi i miei simboli utilizzando la funzionalità interna del programma. Oltre al kit di simboli, diciamo quelli ufficiali di Ara World, abbiamo a disposizione un altro pacchetto di simboli chiamati IT bianco e nero. Sono appunto simboli esclusivamente in bianco e nero che vanno ad arricchire la dotazione. Non sono esclusivi l'uno con l'altro, per cui posso installare entrambi. Per andare a scaricare devo cliccare sul pulsante Download. Questo pulsante mi indirizza su Google Drive, dove trovo fisicamente la cartella, il file zip con i miei simboli. Vado a scaricarli sul mio computer. Il primo passaggio quindi consiste nello scaricare uno o entrambi i pacchetti. Nel mio caso li ho scaricati su una chiavetta USB, quindi mi trovo due file compressi che contengono le mie immagini. A questo punto non mi resta far altro che unzippare, decomprimere questi due file zip. L'ho già fatto. In una cartella zip troverei due cartelle all'interno del quale ci sono i miei simboli. Vediamo adesso come possiamo importarli su Ara World. Vado su strumenti, gestione risorse, non più controlla aggiornamenti ma importa DB.
Il programma mi chiede di selezionare il contenitore dei nostri simboli. Vado a cercare, io l'ho messo su una chiavetta e di conseguenza vado a cercare il percorso della mia chiavetta. Anzip. Qui ho entrambe le mie cartelle, scelgo la prima, gli dico ok, attivo il pulsante importa e attendo che finisca, che mi completi il caricamento. Ovviamente rispetto ad un download fatto dalla rete, la procedura è molto più veloce. L'importazione è terminata correttamente, posso eventualmente passare al caricamento del kit in bianco e nero. Zip, la cartella bianco nero colori importa. Ecco fatto, la procedura è terminata correttamente. A questo punto noi abbiamo a disposizione i nostri simboli. Vantaggio nell'utilizzo di questa modalità significativo, in quanto io posso dotarmi di una chiavetta con i miei simboli. Ogni qualvolta devo installare AraWorld su un computer, anziché passare attraverso procedure complesse di download e quant'altro, infilo la chiavetta, importo direttamente i miei due kit di immagini. Direi che questa fase di tutorial sia completato, spero di essere stato sufficientemente chiaro.